Grazie mille. Ciao. Buona giornata. Ciao, buona giornata. Cinzia. Assolutamente. Ciao Andrea, sei sul Delta del Po per caso? Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 1° gennaio 2024, sono circa le 8:20, si sta facendo giorno. Come vedete qui in pianura c'è un po' di foschia, ma dove sto puntando dovrebbe esserci il sole. Comunque adesso piano piano che farò strada vi racconterò un po' tutta la questione. È il primo dell'anno, come vi dicevo, e quindi è il primo giro ufficiale del 2024. Ieri sera non ho fatto tardi, non abbiamo fatto tardi. A bordo sono solo io perché Cinzia ha ancora qualche strascico dell'influenza di stagione e ha preferito rimanere a casa. Attualmente c'è una temperatura di circa 4 gradi. Adesso che facciamo benzina vi racconto un po' dove stiamo andando. La cosa buona del primo di gennaio è sicuramente questa: in giro non troverete assolutamente nessuno, sarete da soli in strada. Siamo arrivati in località Trecate, la temperatura è scesa anche a 1 grado, ma di contro mi sto lasciando alle spalle, diciamo, la foschia. Ecco, di tanto in tanto si ricompare a banchi, ma come vedete in alto si inizia a vedere l'azzurro. Ragazzi, buongiorno e ancora auguri. Ho appena fatto rifornimento, sono, come vi dicevo, in località Trecate. La foschia piano piano si sta diradando e di tanto in tanto riesco a vedere anche l'azzurro del cielo. Obiettivamente dove vivo, dove abitiamo io e Cinzia, è una zona pessima per quel che riguarda l'inverno e il meteo, e ci vuole veramente tanta motivazione a salire in moto, perché stamattina quando sono uscito di casa c'era abbastanza foschia, ma se ragionassi aspettando il meteo probabilmente non uscirei mai di casa. Comunque, torniamo a noi, e come vi dicevo vi racconto un po' come è nata questa roba qui. Adesso sto puntando il santuario di Europa, dovrei trovare Roberto Gallina che è in casa in montagna e non abita molto distante da lì. Il discorso è uscito proprio ieri sera quando ci siamo sentiti per farci gli auguri del primo dell'anno, e Roberto mi dice: io domani vado a farmi benedire. Ho detto: dov'è che vai? Vado a Europa. Gli dico: ma non ho letto nulla sopra a internet, su nessun sito. Lui mi dice: guarda, non è molto sponsorizzata la questione, in realtà è una benedizione che ogni anno il sacerdote fa alla fine della messa. La messa dovrebbe finire intorno alle 11, io sono come sempre in netto anticipo, ma preferisco partire presto, come voi sapete, per fare le cose con calma, e quindi mi sto avvicinando al santuario di Europa. Lì dovrei trovare delle temperature più fresche, ma di contro le previsioni mettono un bel sole, quindi non resta che tornare in sella e rituffarci in questa poca foschia che dovrebbe accompagnarci ancora per un po' di strada, non so ancora per quanto. E questo è il mio Fido GS che mi accompagna in queste scorribande senza mai batter ciglio. Questa che vedete non è pioggia, ma è semplicemente umidità. Umidità che è dappertutto. Guardate qua, sui fari, sembra che ha piovuto. Comunque, andiamo in sella. Strano ma vero, una 15 chilometri dopo aver fatto benzina, ragazzi, inizio a vedere le montagne. C'è una buona visibilità da questo lato, ma se volto la testa, guardate lì, c'è una nebbia bassa che la metà basta. Comunque noi punteremo di là, quindi la nebbia dovrebbe essere solo un lontano ricordo. Come state vedendo mi sto avvicinando a Europa evitando l'autostrada, perché quando posso, per quel che si può, cerco sempre di evitarla. Sono però delle circostanze in cui evitarla è abbastanza improponibile, quindi siamo costretti a farla. C'è qualche cantiere, qualche lavoro, ma tutto sommato, come vedete, il traffico è praticamente assente. Ho incontrato veramente forse 5 macchine da quando sono uscito di casa. Mi sono fermato in questo punto perché guardate che colori ci sono in questo momento. Da questa parte c'è la campagna, lì c'è la foschia e guardate che spettacolo che c'è di qua. Che cartolina è questa qui? È semplicemente fantastico. Beautiful. Ci sono 0 gradi in questo momento, fa fresco, però è molto 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 nitida la questione, quindi si va, si va, si va, poi con un sole così può accompagnare solo. Go!
Ecco, adesso mi sento un po' più a mio agio. Lì con troppa visibilità ero quasi spaesato. Adesso mi sento un po' più a mio agio. Ovviamente una battuta, mi sono imbattuto in questo banco di nebbia. Si alterna perché le temperature stanno oscillando tra più uno e meno uno. E dove ovviamente ci sono più dei campi, e la reazione è questa. Se però alzo gli occhi in alto vedo l'azzurro del cielo, quindi le aspettative restano comunque ottime. Ci teniamo sulla destra. Qui c'è un bivio, giriamo a destra e proseguiamo verso Rovasenda. Sono a circa 8 km dal santuario di Europa e per assurdo la temperatura è salita di ben 3 gradi. Fino a poco fa era a meno 1, adesso sono a 3, in questo momento 4. E ho trovato anche 4,5, 5, insomma per assurdo più mi sto avvicinando al santuario, che è anche in alto, è sotto la montagna, e le temperature stanno salendo. E come vedete è stata data anche una piccola spazzolata di neve questa notte, perché c'è una leggera patina bianca. Qui davanti a me c'è una moto, altre ne ho viste lungo la strada, quindi ci sarà un bel assembramento discreto di moto sopra al santuario. La strada che porta al santuario ovviamente è estremamente invitante, ma viste le temperature, considerato che è anche molto viscida, direi di mantenere un profilo estremamente basso. I colori sono estremamente belli e la compagnia del sole è decisamente ben apprezzata, soprattutto da me che, vi ripeto, dove vivo non è sempre presente a causa della foschia, della nebbia. Qui ci teniamo sulla destra e continuiamo a salire. La montagna pare caderci addosso, è proprio qui sopra. Non so se si percepisce dalla cam, forse sì. Vedete quelle che sembrano nuvole basse? In realtà è la nebbia che mi sono lasciato alle spalle e che vivo quotidianamente abitando esattamente da quelle parti lì. A quanto pare non sono l'unico che abita in posti dove il sole non è sempre scontato e facile vederlo, ma questo è quello che ho attraversato fino adesso. Ma adesso è un'altra storia, adesso si sale lì, come vedete c'è un cielo fantastico e mancano gli ultimi 5 km. Ok, manca l'ultimo 1,5 km circa. Questa strada è un po' in piano, ma tra un po' si inizierà a risalire ancora. C'è un po' di traffico, c'è qualche macchina, un po' di moto ce l'ho davanti, altra ce l'ho dietro e tutto come da copione, insomma. Per terra è bianco perché immagino che abbiano buttato del sale proprio in previsione del periodo, insomma. 5,5 gradi per assurdo, fa estremamente caldo rispetto alle temperature che abbiamo trovato in basso. Ecco le ultime curve, dopodiché siamo arrivati al parcheggio, evito di sorpassare per ovvi motivi. Sotto di me il paesaggio è incredibile, c'è quella distesa di nuvole, di nebbia, guardate qua che cos'è, very very beautiful per noi che stiamo qui, per chi è lì in mezzo un po' meno. Ecco qua il santuario di Europa. Adesso bisognerà trovare anche gallina qui in mezzo. Dalle foto dell'anno scorso mi pare di aver visto che le moto entravano dentro, adesso non so, adesso mi fermerò da qualche parte e vedrò un po' dove sono altre moto, se delta sono dentro entrerò anch'io, se altre sono fuori resterò fuori anch'io. Vediamo questo davanti a me che fa, e poi vediamo un pochino, no, dentro per ora non ho visto nessuno. Ok,
quindi immagino che debba fermare qui. Proviamo a fermarci qui. Anzi no, tutte le moto vanno su, proviamo ad aggregarci anche noi. Probabilmente ne sanno più di me, anzi sicuramente. Probabilmente qui dentro ci saranno un po' di moto, tra cui anche Roberto Gallina, credo. Ma proprio si entra dentro da qui, non avrei mai pensato che si entrasse da qua, quindi ho fatto bene a seguire loro, che probabilmente sono persone che hanno fatto già questa esperienza, che quindi adesso qua dobbiamo essere particolarmente bravi a facciamo entrare lui, che se mi fermo qui in mezzo ma ah, proprio c'è così questo, però non so lui, ah, eccoli qua, c'è una distesa di moto, ragazzi, tengo le distanze dal sidecar perché ovviamente non è pianeggiante, vorrei evitare di fermarmi in malo modo e cadere. Vediamo se riesco a vedere il presidente dov'è. Mi fermerò un po' qua, in maniera che non vado a impelagarmi lì in mezzo. Mi fermo qua. Sono fermato proprio sopra. C'è del ghiaccio qui di fianco a me. Adesso faremo anche un decollo con il Mavic. Questa è la situazione che c'è qui. Gallina sarà da qualche parte qui in mezzo magari, o magari non è ancora arrivata, non lo so. Adesso, per non saper leggere e scrivere, proverò a fare un volo col Mavic e troverò un posticino al sole, perché all'ombra è particolarmente fresco. Ragazzi, per trovare Gallina, allora sono arrivato e ho chiamato Gallina, perché in mezzo a tutta questa gente qui trovare lui era abbastanza improponibile, anche se è alto, però c'è un bel po' di gente. Allora lo chiamo, ho detto: ma sei arrivato? Sì, sono qua. Ma dove sei? Mi dice: io ti vedo. Dov'è che sei? Sono sulla sinistra, un po' di più, era dentro, si stava scaldando. Comunque, il piazzale si sta animando, siamo spostati un po' qui sulla sinistra. Adesso vi faccio parlare anche un po' con Gallina, me lo faccio salutare, perché l'obiettivo è alzare il Mavic, fare un piccolo volo, almeno nel frattempo che aspettiamo che il prete esca fuori. Il prete amicissimo di Gallina, a quanto pare, motociclista anche lui. Guardate qua, questo è il presidente, guardate qua. Aspetta, non vi sento ancora. Buongiorno, che sorpresa! Hai visto? Anche lei qui? In realtà la questione è nata, come dicevo, ieri sera. Mm. Quando siamo fatti gli auguri per il primo dell'anno. Bravo. E lui scrive: domani vado a farmi benedire. Bravo. Ho detto: dov'è che vai? Vado a Europa, c'è sta roba. E c'è il prete, l'amico mio. Annuale. Motociclista anche lui. Mm-hmm.
e alla fine della messa esce e benedice le mo. Ho detto vabbè, quasi quasi, se ho voglia vengo. Bravo. Prima di cena ho preparato la moto con tutte le cianfruselle che mi occorrono. L'elettronica. E ho detto vabbè, così domattina sono avvantaggiato. E... avvantaggiato, di la verità che volevi essere il primo proprio lì sotto i gradini per prendere più acqua benedetta possibile perché vuoi un'annata strepitosa. L'acqua si arriva l'acqua su di me, secondo me evapora. Dimmi la verità ogni tanto a questi qua che ti seguono e non, come... fare, e non fare come tanti che raccontano un sacco di palle, digliela la verità. Ieri sera il presidente ha fatto le 2. Bravo. Io alle 10:30 avevo spento tutto dentro il letto. Non c'è più l'età. Non ho più l'età. Basta. Vabbè. Comunque adesso ci facciamo santuario. Un volo, così vi faccio vedere dall'alto il santuario. Sotto di voi vedrete una distesa, un tappeto bianco, sono le nuvole che siamo lasciati alle spalle. Nebbione pazzesco. Poi non fare il modesto, diglielo che ti hanno già riconosciuto in settore. Santino, mi dispiace che non avevo la camma accesa, un certo Santino ci vuole salutare, persona molto gradevole, graziosa. E ci ha riconosciuto e ci ha salutato e ci ha augurato il buon anno. A proposito, buon anno, io ve l'ho detto già, auguri. Adesso mi fa gli auguri. Auguri, primo dell'anno. E in tutto ciò 10:49. Si sta lavorando per la reunion, per non che ci siamo dimenticati. Per quello che siamo venuti qua. È per quello che siamo venuti qua. Oh, oh mamma. Ciao Andrea, sei sul Delta del Po per caso? Una volta che ho rintracciato anche Gallina è arrivato Santino. Santino è un ragazzo, se ve lo faccio conoscere, e che ci segue sul canale e parlando poi, ironia della sorte, è di Busto Arsizio, paese dove abita il presidente. Adesso stanno dialogando tra di loro, eccoli qua. Adesso ve li mostro, eccolo qua. Quindi alla fine della fiera Santino è... abita vicino a casa tua? Sì, quasi. Siete conterroni, no? Conterroni no, perché siete del nord. Hai detto come parli, eh? Auguri a tutti e benvenuti anche quest'anno. Sono contento anche quest'anno di poter essere qui insieme con voi per iniziare insieme 2024 e chiedendo alla Madonna di proteggere e accompagnarci lungo tutto l'anno e lungo le nostre strade. Questo, come sempre, prima di dare la benedizione, ho chiesto ad Annina, che ormai da qualche anno, di cantare, di farci un canto per aiutarci a pregare in questo tempo di Natale. Chiediamo alla Madonna di accogliere in cielo tutti coloro che compagni e amici quest'anno hanno lasciato
questo nostro mondo per raggiungere il paradiso, e chiediamo a lei di proteggerci e di accompagnarci per tutto l'anno, di far bello e di accompagnare le passioni della nostra vita, tutto ciò che è buono, tutto ciò che è bello, tutto ciò che ci piace, ciò che desideriamo, che diventi parte della strada con il Signore verso di Lui. Questo è il senso della benedizione. Benedire anche delle motociclette vuol dire: questo ci piace, una cosa bella. Signore, fa che la usi e la possa, e possa sfruttare questa passione per camminare verso di te. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Rendiamo grazie a Dio. Auguri a tutti, buon Natale, buon anno, e adesso passiamo a benedire tutti. E buon appetito! Grazie. Adesso arriverà anche dalla nostra. Tra l'altro è uno di noi, ragazzi. È un motociclista anche lui. Eccola qua, ed ecco il GS. Vedete che anche io ho la mia benedizione. Ragazzi, abbiamo altri amici che ci hanno riconosciuto e quindi ve li presento. Cinzia e Maurizio. Come vedete, armati anche loro di moto airbag. Sì. Insomma, base camp è stato utile. Utilissimo. Guarda, quest'anno sono andato in Romania. Bella Romania. Sì, a me è piaciuta, a noi è piaciuta molto. Cioè, qualche anno fa, mi sono persone umili. Viaggio, sì, umili, proprio bello, sì. Guarda. Bei posti. Zero pericolo. Tutti quanti, andate lì, posti che... Transilvania è molto bella. Proprio bella. Mi ha deluso un po' la Trasfagarasciana. Sì. Molto anche più bella la Transalpina, sì. Vero? Sì. Cioè, la tu sei riuscito a vedere gli orsi? Noi no, sì. Noi neanche uno. Io sì, eravamo alla moto parcheggiata quando mi è uscito. Ero lui attivo. Guardava di lì, lo guardavo di qua, neanche uno. Però non è piaciuto. No. A me è piaciuto molto. Mi ha sorpreso la discrasia che c'è tra le città più grandi di Bucarest, e poi esci fuori dei villaggi veri e propri, gente che va in giro col carretto, col cavallo, campagna totale, cioè sì. Indietro di 50 anni sì. Fa rispetto a sì, noi, ai tempi dei nostri nonni, sì, sì. Però non ho mai avuto nessun sintomo. Complimenti, grazie, così complimenti. Che vai grazie a voi, grazie. Bello. A voi, grazie, piacere a voi. Di conoscerti. Grazie, sì, sì. Grazie mille, ciao. Buona giornata, ciao. Buona giornata. Cinzia. Assolutamente, ciao, ciao. Ciao. Adesso c'è un aperitivo offerto dal presidente, ovviamente abbiamo l'aperitivo a bordo, nel frattempo che aspetta che spolano un po' di persone da qui, che noi aspetteremo alla fine di uscire. Ecco qua il presidente con aperitivo maschio prosecco, come per i puffi qua. Solito, quello che abbiamo portato anche su al penice. Dai che adesso stappiamo prosecco qua. Dei poveri. Spumante dei poveri, vabbè dai, va bene, è così. Comanda dei poveri al santuario, che poi avranno da ridire, perché uno nel video che abbiamo fatto qui, che non ho visto nulla di male, ha avuto da dire, ha detto al santuario ci si va per pregare. E vabbè, ho fatto un video, mica ho bestemmiato comunque. Ma guarda che te l'ha detto adesso. In un commento, ultimamente hanno fatto un commento del genere. Vabbè, è invidioso, non l'abbiamo chiamato. Comunque, eccolo qua. E buon anno. E buon anno e auguri. Mira. Bicchiere verdi Kawasaki. Tieni lo buono bicchiere che mi serve per l'Abruzzo. Ah ok, ricicliamo tutto noi. Tutto? No, buttalo. Grazie. Roberto è a Stemio. Bravo. Federica va di Fanto. Cin. Alla nostra, cin. Auguri. Grazie Roberto. Grazie. Sponsor ufficiale. Piano piano si sta svuotando, per fortuna, aspetterò che si vuoti del tutto. La mia moto è lì. Tra l'altro con il sole si sta decisamente bene, anzi al sole fa quasi caldo. Ragazzi, guardate che balconata che c'è qui. Guardate dietro di me, quelle nuvole che voi vedete, tra un po' mi toccherà rituffarmi lì in mezzo. Abbandonerò questo sole fantastico e ahimè mi ritufferò lì in mezzo. Beautiful. A questo punto il piazzale si è quasi vuotato del tutto. Io non farò altro che riprendere la moto e rincamminarmi verso casa e ahimè tornare un po' nella foschia, ma prima di arrivare a casa avrò modo di
godermi questo fantastico sole. Al sole, vi ribadisco, nonostante le temperature sono basse, si percepisce molto 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 di più. Go, si va in selfie. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you. Sono dalle parti di Novara, a una settantina di chilometri da casa. C'è ancora il sole, quindi il motivo per cui ho preferito fermarmi qui, fare due riflessioni con voi e chiudere eventualmente il video. Per me è stata la prima benedizione al santuario di Europa e devo dire che, a prescindere o meno dalla fede, uno può credere o meno in determinati valori. Quello che invece mi ha colpito di questa giornata è proprio vedere intorno a me tante persone, tanti appassionati di moto, e che parlavano come se ci si conoscesse da sempre. Una parola ho fatta più o meno con tutti, ho avuto modo di conoscere alcuni di voi che mi seguono sul canale e vi ringrazio che quando mi vedete in giro mi fermate e mi salutate. Almeno riesco a dare un nome a un nick che spesso e volentieri commenta i video. L'evento di oggi, questo della moto benedizione, potrebbe essere anche uno spunto per conoscersi di persona, quindi non è escluso che il prossimo anno, ormai questo è andato, il prossimo anno possa mettere un post in anticipo e dire: ragazzi, io sarò a quell'evento, se avete modo di venire, se avete piacere di esserci, se non siete scomodi, se siete del posto, se vi fa piacere di conoscermi, se vi fa piacere di scambiare due chiacchiere, magari io sono lì. Se volete ci si può incontrare lì, è un modo per conoscerci di persona, per conoscere tanti di voi che scrivono sul canale, ed è anche un momento per conoscere persone che sono al di fuori del canale, come ne ho conosciute tante oggi. C'era un signore che passando ha visto l'asta della 360 allungata perché stavo uscendo dal santuario, stavo facendo dei video, e mi ha detto: tu secondo me hai un canale, mi dici qual è il tuo canale? Tac, ti sei iscritto davanti a me. A prescindere dall'iscrizione, quello che proprio mi ha colpito di oggi è proprio questo sentimento proprio di fraternità. Ecco, lì l'ho percepito realmente, questo sentimento di vivere la stessa passione, ovvero quella per le due ruote. Comunque ragazzi, fortunatamente c'è ancora il sole, ne approfitto per fare questi ultimi chilometri, spero, mi auguro, con il sole. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.